Salve a tutti, siamo qua oggi per presentare il nostro gioco su Shaolic. Noi siamo il team Takoyaki, siamo formati a marzo di quest'anno per sviluppare questo progetto del corso di online game design. È una collaborazione tra Politecnico e studenti della Statale e come potete immaginare dal titolo abbiamo una comune passione per il Giappone che ci ha portato a rivedere la cultura giapponese sia nei suoi aspetti più tradizionali che un po' più bizzarri, e siamo arrivati al concept appunto del nostro gioco su Shaolic, in cui il colonnello Wonald, dopo aver conquistato gli Stati Uniti con le sue armate di Jeon Food, ha conquistato anche il Giappone ed è alla fine riuscito a rubare l'arca imperiale del sushi, che i nostri eroi, di cui potete vedere, lei è uno dei nostri personaggi, dovranno recuperare durante il gioco. Il gioco è un 2D hack and slash a ondate in cui i giocatori devono sconfiggere ondate di mostri. Attualmente pensato per PC e ha un multiplayer cooperativo, tre player che cooperano appunto per farsi strada attraverso le ondate di mostri e arrivare alla fine a sconfiggere il colonnello Wonald e a recuperare l'arca del sushi. Abbiamo pensato due modalità di gioco: una modalità campagna di circa, con un gameplay time di circa un'ora, e una modalità endless, entrambi rigiocabili a piacere. E i nostri punti di forza, diciamo, sono appunto le due modalità di gioco, campagna endless. I nostri personaggi principali, questo è il secondo, il fantastico Polpo Chef, che hanno, ognuno di questi hanno caratteristiche proprie, e si differenziano su skill e anche per uno skill tree accessibile in gioco. È un gioco cooperativo, abbiamo una lista di achievement molto golosi che riguardano soprattutto i nostri nemici, e abbiamo appunto una varietà di nemici che combinata alla natura procedurale delle ondate di nemici appunto garantisce una rigiocabilità. Queste qua è una veloce visione dei nostri nemici. Scusate lo spoiler, quello lì è il boss finale. Attualmente siamo a un prototipo giocabile. Abbiamo stimato 316.000 euro circa di tempo di sviluppo, comprensivi anche di social media management. Abbiamo previsto altri 13 mesi circa di sviluppo, quindi avere una launch window intorno a luglio dell'anno prossimo, e la nostra richiesta sarebbe appunto coprire le spese di sviluppo. Lui è il terzo protagonista. Quindi, come ricapitolando, il gioco è un 2D hack and slash in cui i protagonisti devono farsi strada tra le ondate di junk food. E abbiamo previsto appunto un budget di circa 316.000 euro. Siamo a un prototipo giocabile, ci servono i soldi per svilupparlo. E launch window luglio anno prossimo, e questa è una schermata di gameplay con i nostri contatti. Grazie a tutti.